Davide, alla prossima! Davide! È fallo per la squadra dorica. Ha preso un colpo il numero 7. Penso che un pochino d'acqua fresca gli faccia bene. Vai fuori campo, prendi un po' d'acqua fresca. No, rimani in campo. Un colpo al naso, niente di grave comunque. Più fuori, ragazzi, ecco perché sono così calorosi. Calcio d'angolo, penso che il risultato rimanga 4-3 per la squadra dorica. Da come si mette la partita, vediamo. Riprende fuori il capitano della squadra dorica, rimette in campo. Ormai ci siamo quasi! Bardella salva! Parata del portiere! Calcio d'angolo! Si è fatto male un giocatore... Ah, Bardella! Bardella si è fatto male! Bardella si è fatto male, lo vediamo rantolare a terra, aspetta. Stani dietro, stani. Una botta al ginocchio, penso. Bardella penso che esca, ha preso una bella botta al ginocchio. Parata del portiere, salva, ma la squadra ancoletana prende e segna il numero 7. Ormai la partita è segnata 5-3 per l'oratorio salesiano di Ancona. Il Genga non demorde. Comunque manca poco alla fine. E penso che la squadra dorica porti a casa l'intera posta. Rastelletti, portiere para, e l'Ancona, il Genga. Accidenti, Rastelletti per un po', mentre al posto di Bardella entra Manuele Morettini, si è levato la maglia. Sta lottando Rastelletti, ancora Rastelletti batte la punizione. Rastelletti, parata del portiere, Boria si è fatto parare, alto, calcio d'angolo. Accidenti! Che partita, ragazzi, che partita! Mette, mette, mette.
ancora dolorante Bardella in panchina. Parata! No, ha segnato! Ha segnato Gabriele! Quindi 5-4. Adesso non so quanto manca, se 2-3 minuti, quindi. Adesso vedremo le dita dell'arbitro. Accidenti. Manca poco, ragazzi, manca poco. Calcio d'angolo, era vero. Fuori! Un minuto, dice. Non so dal dito dell'arbitro se è il minuto oppure la ripresa del gioco. Due minuti. Due minuti, oh, finalmente ha messo il dito giusto. Parata del portiere, calcio d'angolo. È entrato Manuele Morettini. Bruffa. Conigli, Boria, calcio d'angolo penso. Parata del portiere. Parata del portiere. Veloce 10, veloce, veloce vai. Rimette in gioco il 10 rosso. Il destino era segnato. 5-4 per l'oratorio salesiano di Ancona. Comunque la squadra del Genga non ha giocato male. Applausi per le due compagini. Salutiamo gli amici dell'Ancona qui vicino a noi. Non siete un funerale, ripeto anche la scorsa volta, non è un funerale, si applaudi i propri giocatori, si dà coraggio. Dai ragazzi, dai. Ho fatto male? Beh, è stata una partita impegnativa. Voglio sentire il tuo commento. Non fa commenti. Quindi la partita è stata bella e vabbè, tanto una la doveva vince. L'ha vinta l'oratorio salesiano di Ancona. Ultime immagini e poi lo sport vince sempre. Salutiamo gli amici di Ancona. Ciao ragazzi, complimenti. Se dice la palla è tonda, no? Adesso facciamo il terzo tempo come nel rugby. Piano piano. Ma lei l'ha fatti tutti i video delle partite? Quindi anche questo su YouTube? Sì. Qui posso vedere 3 gol miei? Sì. Non so come ti chiami, Marco, Andrea, Giovanni. Danilo. Danilo, vabbè.
grazie Danilo, almeno ti nomino, in modo che se no rimani incompiuto. Ecco, un altro ragazzo, bravi ragazzi, complimenti. Grazie. No, su YouTube vedrete queste immagini, dopo nel bene e nel male. Dai, spicciate, perché io devo andare a casa, mi aspettano le donne. Con queste immagini dell'uscita della squadra che ha espugnato in casa il Genga, vi salutiamo. Buona serata ragazzi d'Ancona e alla prossima. Ciao.